Cari fratelli e sorelle, oggi parleremo di Matteo 26, versetti 6 e 7, che ci dicono: Ora, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna con un alabastro di olio profumato di gran prezzo, e lo versò sul suo capo mentre egli era a tavola. Il gesto di questa donna fu alquanto eclatante. Leggendo Giovanni 12, infatti, scopriamo che l'alabastro conteneva circa 33 centilitri di olio. Versandolo in testa a Gesù, possiamo immaginare che quest'olio unse i suoi capelli, la sua barba, il suo collo, i suoi vestiti probabilmente. Questo gesto sicuramente interruppe la discussione che Gesù stava avendo con le persone presenti. Questo gesto, insomma, da un punto di vista umano, appariva sbagliato al 100%. Infatti i discepoli si indignarono. Tuttavia, ad un attento studioso della Bibbia, questo gesto avrebbe dovuto ricordare qualcosa. Vedete, l'olio di nardo è nominato nella Bibbia solo in altri due episodi, entrambi nel Cantico dei Cantici di Salomone. La prima volta in cui viene nominato sembra proprio profetizzare questo momento. Leggiamo Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 12. Mentre il re siede a mensa, il mio nardo effonde la sua fragranza. I discepoli tuttavia giudicarono questo gesto meramente da un punto di vista umano, e la motivazione della loro indignazione era peraltro nobile. Quell'olio valeva quanto lo stipendio di un anno, poteva essere venduto ed il ricavato dato ai poveri. Volevano fare del bene. Ma, vedete, c'è un problema. La fonte di ogni bene è il Cristo. Come possiamo fare del bene agli altri se trascuriamo la fonte di ogni bene? Se proviamo ad immedesimarci in questa donna, possiamo ipotizzare che si rendesse conto di quanto il suo gesto sarebbe apparso esagerato, fuori luogo, una mezza pazzia, ma questo non la fermò. Non si fece condizionare da cosa gli altri potevano pensare. Quell'olio probabilmente era per lei una sorta di pensione, di sicuro un piccolo tesoretto. Se ne privò interamente. Gesù ci dice il perché al versetto 12, dove dice: «Poiché versando quest'olio profumato sul mio corpo, ella lo ha fatto per preparare il mio corpo per la sepoltura». Il suo Salvatore stava per morire per lei. Lei dava tutto quello che aveva per il suo Salvatore. Vedete, se questo gesto fosse stato da lei compiuto dopo la morte di Gesù, nessuno l'avrebbe trovato strano. Tutti l'avrebbero visto come un gesto d'amore. Era normale ungere il corpo del morto. Questa donna però lo fece prima della sua morte, basandosi sulle parole del Cristo che annunciavano la sua crocifissione. In altre parole, questa donna lo fece per fede. Ebrei 11, versetto 1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Questa donna agì per fede e per questo motivo fu giudicata malamente da chi, pur animato da buoni propositi, questa fede non l'aveva. Anche noi siamo chiamati e saremo chiamati a fare scelte drastiche, controcorrente, basate unicamente sulla parola di Dio, senza avere davanti a noi la certezza del fatto compiuto, ma solo, se possiamo definirlo solo, le promesse di Dio. Rinunciare alle proprie ricchezze, rinunciare alla carriera, rinunciare ai piaceri di questo mondo, basandoci sulle promesse di Dio ci farà apparire agli altri come dei pazzi, magari anche egoisti che non pensano alle conseguenze che i nostri gesti avranno sugli altri. Compiere un gesto come quello di questa donna non è affatto facile, necessita di una grande fede, una fede della quale tutti noi abbiamo assoluto bisogno. Vorrei infatti fermarmi a riflettere con voi su un altro punto molto importante. Leggiamo i versetti 10 e 11 di Matteo 26. Ma Gesù, conosciuto ciò, disse loro: «Perché mai infastidite questa donna? Ella, infatti, ha compiuto una buona azione verso di me, perché avrete sempre i poveri con voi, ma non avrete sempre me». Ci sono molte cose che ci preoccupano in questo mondo, molte cose anche nobili che impegnano le nostre forze e il nostro tempo. Ma il tempo che abbiamo disponibile non è infinito. Non possiamo permetterci, per nessun motivo, di trascurare di dedicarci al Cristo, di donarci a Lui in tutto e per tutto. In Apocalisse capitolo 3 al versetto 20, in un passaggio profetico che riguarda proprio noi, Gesù ci dice: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Il momento di aprire quella porta è oggi. Salmo 95, versetto 7. «Poiché Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo del suo pascolo e il gregge di cui Egli si prende cura. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore». Nel passo parallelo, in Marco 14, leggiamo che quella donna ha fatto ciò che poteva. Cari fratelli e sorelle, la mia preghiera è che, come lei, noi possiamo non farci influenzare dal giudizio altrui, non farci fermare dalle apparenze che tentano di minare la nostra fede, e prego che nessuno di noi rimandi ad un giorno a venire, ma che tutti noi possiamo oggi donarci interamente al nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto sulla croce per tutti noi. Amen.